L'altro giorno ho portato un 28. Benelli vuol dire da sempre semiautomatico, ma da un po' di tempo a questa parte vuol dire anche sovrapposto, e sovrapposto fatto in una maniera da Benelli, cioè molto particolare, molto ricercato tecnicamente e costruito secondo i canoni classici dell'azienda di Urbino. Vediamo che al posto della classica bascula si ha un corpo prismatico con tutti i suoi smussi che servono a renderlo molto più gradevole ad alleggerirlo, che non lo so perché a noi richiama un pochettino la carcassa del semiautomatico proprio. All'interno ci sono i sistemi di tenuta e chiusura che sono basati su una coppia di semiperni e orecchioni e posteriormente su un tassello mobile foggiato a L in cui si va a incassare questo rilievo della parte inferiore del manicotto delle canne. La parte superiore va a inserirsi invece, la parte superiore di questo tassello, va a inserirsi in due mortise ricavate sempre nel prolungamento di culatta della canna superiore. In aggiunta ci sono due perni conici che si proiettano in avanti nelle loro sedi, sempre ricavate nel prolungamento di culatta. Queste sono le cose principali. Poi ve ne sono altre di particolari, tipo ad esempio la monta delle batterie, che non viene determinata dai puntoni o dalle astine come nei tradizionali sovrapposti, nei tradizionali basculanti, viene effettuata dal movimento di apertura della chiave. Quindi, aprendo la chiave, si mettono in monta anche le batterie. Dopodiché ci sono gli estrattori, che sono un altro particolare, dove i gas di sparo agiscono per liberare i vincoli che trattengono ovviamente gli espulsori e far sì che all'apertura del fucile i due espulsori ricevano il colpo dei martelletti ed espellano i due bossoli, ovviamente quelli sparati. Altri particolari, monogrillo con un grilletto bello largo, molto comodo. Siamo abituati solitamente al fucile a pallini con un grilletto piuttosto sottile, qui è piuttosto largo e direi che è molto comodo. Da ultimo notiamo ancora una cosa, il tasto della sicura con inserito il selettore di sparo. La bindella in carbonio, le canne sono separate sempre per la ricerca della leggerezza e la modellatura che vediamo al termine del manicotto del monoblock è qualcosa di particolare che immediatamente fa definire questo sovrapposto come il Benelli 828U.